il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Casteggio risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Fai prima a prendertene uno nuovo, alzi la mano chi non lo ha pensato tenendo nelle mani un oggetto rotto, che si tratti di un paio di scarpe o di un frullatore. Questo concetto, quello di consumare anziché riciclare e riparare, è tutto ciò contro cui si batterà la Svezia nei prossimi mesi. Una battaglia per l'ambiente che si basa su una proposta semplice: i cittadini che impareranno a riciclare pagheranno meno tasse. Cosa ne pensa di questa proposta di legge che in autunno sarà discussa a Stoccolma su iniziativa dei Verdi e Socialdemocratici, fondata proprio sull'idea di tagliare le tasse l'IVA a coloro che tendono a riciclare? Ma quello di riciclare è una cosa giusta, e se in più ti fanno anche risparmiare, meglio ancora, no? Quindi lei, diciamo che in un qualche modo sarebbe a favore dell'adozione di questa legge anche in Italia? Sì, perché se anzitutto ricicli, quindi già trovi meno rodo in giro, giusto? In più, oltretutto, risparmi su un nuovo acquisto, hai riciclaggio e risparmio. Secondo lei i cittadini italiani come coglierebbero questa legge se venisse adottata anche nel nostro paese? Vuoi la verità? Certo. Se ne fregano, proprio se ne fregano. Perché nonostante la possibilità di risparmiare con le tasse? Sì, se ne fregano. Dimostra il fatto che quante robe trovi in giro che buttano via per non fare 50 metri a piedi da buttarlo nei cassettoni. A cosa è dovuto secondo lei questo consumismo così diffuso, così dilagante? Perché secondo me da una parte siamo educati, perché noi non vogliamo, e poi facciamo le cose con semplicità, sembriamo che le cose non ti costano nulla, poi alla fine del mese vedi che hai speso proprio inutilmente. Buona, comunque il prodotto buono, prodotto nuovo è sempre il migliore. Io non riciclo più niente perché sono anziano, quindi niente più riciclaggio. Quindi, nuovo. Quindi lei sarebbe disposto a pagare comunque le stesse tasse che paga adesso, ma sempre nuovo. Ok, e quindi lei diciamo che è a favore un po' del consumismo. Consumismo, bravo. Come pensa che verrebbe recepita dai cittadini italiani questa legge se venisse adottata anche nel nostro paese? Tutti, perché conviene più comprare il nuovo che fare che riciclare. Quindi la convenienza dal punto di vista delle tasse non invoglierebbe i cittadini? Niente. Penso che sia una cosa giusta. Le piace come idea, come mai? Il riciclaggio delle cose, bene. Nella sua quotidianità lei come tende a comportarsi? È una che dice proprio facciamo prima a prendercene uno nuovo, oppure tende a conservare o riciclare? A riparare. Lo fa per una questione morale, di risparmio? Di risparmio. Pensa che se questa legge venisse adottata qui in Italia come verrebbe recepita dai cittadini? Non so, gli italiani sono come gli americani. Ovvero? Spendono. Italiani. Troppo, in maniera esagerata? Sbagliata? Come mai sbagliata? Sì, perché noi siamo filo americani. Ci facciamo influenzare da quel tipo di cultura? Sì, siamo.